cura, è una cura che fa bene. Oh babà, non puoi ingannare, il babà è come il giucciotto, la coperta di Linus. Se cercate un antistress, accattatevo babà. Buonasera, bentrovati. Apertura insolita per questa puntata speciale di Salerno nel pallone. Non c'è il campionato, c'è la sosta, ma noi andiamo regolarmente in onda, lo facciamo con la mascherina, così come i nostri ospiti che tra poco andrò a presentarvi, e lo facciamo anche con questa insolita apertura al re della tavola, dei dolci, il re babà, una tradizione, una specialità delle nostre zone, della campagna, dei maestri pasticcieri, in un momento particolare dove ci sono tante invasioni di campo, non si sa bene che mestiere fare e soprattutto chi fa cosa e chi vuole fare cos'altro, anche noi vogliamo cimentarci in questa tradizione culinaria particolare, che è quella della realizzazione dei babà, perché poi i babà sono una vera specialità, il babà è una cosa seria, diceva Marisa Laurito nella sua canzone, e i babà possono essere anche di varie dimensioni, di diversa importanza. Il babà è una cosa seria. Non per far torto a Peppe Manzo, che questa sera non c'è tra i nostri ospiti nel nostro parterre, che troveremo la prossima settimana, però anche io probabilmente proverò a dare qualche consiglio tecnico su come fare il babà. Ci sono molti più bravi del sottoscritto a fare il babà, sono proprio dei maestri. Noi, in maniera dilettantistica, ci proviamo con l'aiuto della regia che ci mostra un cartello, poi parleremo di calcio. Ecco qui, così si fa il babà tradizionale, quello delle nostre zone: farina 00, uova, lievito di birra, sale, miele di acacia e burro morbido. Poi, ovviamente, ognuno ha il suo tocco di classe speciale per rendere il babà una cosa seria, a seconda di quello che si vuole poi andare a prospettare. E chiudiamo così, come abbiamo aperto la nostra trasmissione, un omaggio all'alta pasticceria, quella che sa fare bene i babà, quelli con la crema e senza crema, i babà che contano e quelli che non contano, perché il babà è sempre il babà, ma per fare un buon babà c'è bisogno di un grande pasticcere. E noi chiudiamo con questo spezzone di film che ci ricorda il valore e il gusto del babà. Buonasera a tutti, torniamo la prossima settimana con Salerno nel pallone. Oh, non vorrei che pensassi che... Metà per uno e non diciamo niente a nessuno.